E più emozionata la mamma o la figlia? Sicuramente la mamma. Da parte dei genitori c'è un po' di preoccupazione o c'è anche voglia di ricominciare? Sì, abbiamo voglia di ricominciare, però conosco la scuola perché ho un'altra figlia che viene qui. Diciamo che serve principalmente forza di volontà, perché se non vuoi farlo puoi benissimo non farlo, quindi dipende dalla persona. Il Covid non spegne la prima campanella. Lo storico istituto Acerbo di Pescara, oggi primo giorno di scuola in presenza per le matricole, domani sarà la volta di tutti gli altri studenti. All'insegna dell'accoglienza di alunni e genitori, il preside Carlo Di Micheli ha parlato di una stagione importante in cui i ragazzi tornano sui banchi tutti muniti di mascherina, docenti e personale non docente di Green Pass. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid si riparte. Una doppia ripartenza per questi ragazzi reduci dalla didattica a distanza e dall'esame di terza media per intraprendere un percorso tutto nuovo. Io vengo dalla didattica a distanza e quest'anno farò il primo anno alle superiori Tito Acerbo. E mi aspetto una scuola molto bella perché infatti ha una bellissima struttura. Mi aspetto di farmi amici nuovi, conoscere nuovi professori e soprattutto imparare nuove materie. Senti, con il Covid ci si convive? Sì, basta soprattutto rispettare le distanze e entrare soprattutto anche a scaglioni e non fare assembramenti. Mi aspetto di conoscere nuovi compagni e di avere nuove amicizie. Farò di tutto per ricercare una normalità nello studio e nell'amicizia. I genitori che dicono, sono preoccupati o no? Siamo un po' preoccupati, no? Questa situazione diciamo del Covid, però siamo fiduciosi. Come lo è il dirigente scolastico Di Michele? Naturalmente questo primo giorno di scuola sarà curato sia dal punto di vista del rispetto della normativa anti-Covid, quindi i ragazzi con le mascherine, il distanziamento. Abbiamo pensato, proprio in quanto incontriamo i ragazzi delle prime, quindi che non conoscono la scuola, un momento di accoglienza, di saluto qui all'aperto, proprio per presentare la scuola e per un breve indirizzo di saluto del preside a nome di tutta la scuola. Poi i ragazzi per classi e separatamente entreranno nella propria aula proprio seguendo dei percorsi riservati. Oggi pomeriggio a distanza faremo un incontro invece online con i genitori per dare le informazioni sull'organizzazione della scuola, gli orari, i tempi, le regole, eccetera. Per gli insegnanti e tutto il personale sì, il Green Pass è obbligatorio dal 1° settembre, stiamo controllando secondo quanto previsto dalla normativa la regolarità degli accessi, per gli studenti non c'è. E l'unica regola, come ho detto, è quella di indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni. Ci saranno delle uscite didattiche nei centri dell'Abruzzo e poi il potenziamento allo studio, prosegue il preside. Ce la potete fare, ce la possiamo fare e ricominciamo. In bocca al lupo e vive il lupo. Grazie.